Ciao, come state? Tutto bene? Ah, siamo insieme per darci l'appuntamento del martedì mattina. Devo dire la verità che sono col piumino perché questa mattina fa un po' frescolino. Sono arrivata e la caldaia era in blocco e quindi vi assicuro che fuori e dentro, secondo me fa più caldo fuori esternamente che non qui in radio. Comunque, siamo insieme per darci l'appuntamento per domani e se vi ricordate la scorsa settimana siamo stati insieme, abbiamo parlato di festività, abbiamo parlato di alberi, abbiamo parlato della musica che in qualche modo accompagna quella che è il nostro appuntamento natalizio, quella che insomma ci fa viaggiare e ci fa piacere questi giorni di vacanza. Ma oggi, o meglio domani, voglio portarvi invece in un'altra zona, diciamo così, la zona della cucina che mi piace sempre molto e sotto le feste, insomma, sì, oltre ad addobbarsi a tantissima gente che prende parte ai pranzi e alle cene e quindi si mette in moto un po' quella che è la nostra fantasia di cucinare. E allora mi chiedo e vi chiederò, insomma, se avete già in qualche modo idea di quello che andrete a mangiare o di quello che andrete a cucinare, perché insomma, magari molti di voi sono chef e quindi cucineranno loro. E a proposito di cucina, non può mancare il dolce nelle nostre feste. E il dolce, l'eccezione, è come sempre questo. E ho quindi panettone o pandoro, un'altra diatriba che nelle feste viene sempre tirato fuori al momento di mangiarlo perché c'è chi vuole il panettone e chi vuole il pandoro. Allora, io vi devo dire la verità che per quanto mi riguarda, negli anni ho apprezzato moltissimo il pandoro, mangiavo tantissimo il pandoro perché insomma anche tutto quello zucchero a velo, poi lo mangiavi, poi ti sporcavi tutto, insomma era tutto un pasticcio e mi piaceva, mi piace ancora oggi, ma poi ho cambiato anche un po' opinione, forse sono diventata più grande, no, non lo so, ma comunque sì, adesso ultimamente preferisco anche il panettone, quello naturalmente classico, uvetta, canditi, la glassa sopra, insomma tutto quanto, però non ripieno, ma dipende, insomma, dipende anche da che cosa ripieno. Comunque sia, io preferisco come sempre il panettone adesso, ma non disdegno il pandoro, quindi insomma mangio tutti e due, sono una mangiona. Per cui domani quando ci ritroveremo, intanto vorrò sapere da voi se amate pandoro o panettone e in qualche modo, insomma, se qualche chef vuole darci anche qualche ricetta, anche su come utilizzarlo dopo, perché poi molte volte lo sappiamo, no? Li teniamo lì e poi non sono più buoni e non sappiamo più cosa farcene. Bene, potete dirmelo come sempre domani mattina alle 9:15. Quindi vi aspetto domani, panettone o pandoro, ma chi lo so, chi lo sa, ne parleremo domani. Ciao, buona giornata. Io torno al caldo nel mio piumino a scaldarmi. Ciao! A domani.